Buongiorno cari amici, oggi condividerò con voi la riflessione fatta dal pastore David Ferraro, che come sapete vive negli Stati Uniti, sul versetto 26 del capitolo 19 della Genesi, che dice così: «Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale». La storia è molto conosciuta. Scappando via da Sodoma, questa donna non resiste alla tentazione di fermarsi per dare un ultimo sguardo alla sua città e si trasforma in una statua di sale, probabilmente investita da sali incandescenti. È facile giudicare questa donna per il suo attaccamento alle cose del mondo, ma noi siamo così diversi? Quali lezioni spirituali si celano per noi dietro questo drammatico episodio? Io ne suggerisco 5. 1. Stai vicino alla tua famiglia. Una famiglia unita è più forte dei singoli individui. Separazioni, profonde diversità di opinioni e allontanamenti indeboliscono ed espongono a tentazioni e a pericolose distrazioni. Una famiglia che è unita a tutti i livelli è una famiglia forte. 2. Non è facile dire addio a persone e cose che ci sono care. La moglie di Lot sicuramente pensava alle sue amicizie, alla sua dimora e a persone importanti. Non è facile lasciare un posto, una casa, sapendo che non ci ritorneremo più. Non è facile dire addio a una persona cara quando è in fin di vita. Non è facile dire addio per sempre alla propria città. Eppure succede anche al giorno d'oggi. 3. Soffermarci troppo su certi pensieri rischia di diventare distruttivo. Meglio elaborare il passato e riconoscere le emozioni negative, elaborare una varietà di emozioni e poi guardare avanti. 4. È normale sentirsi, per alcuni momenti, attratti da cose ed eventi che non sono in armonia con la volontà di Dio. La nostra natura peccaminosa ci rende deboli proprio quando dovremmo essere forti. Nonostante i nostri buoni propositi, cediamo e cadiamo. Che il Signore ci aiuti a identificare i nostri punti deboli. 5. Sodoma e Gomorra? Non diciamo niente di nuovo se affermiamo che il peccato e il male nelle sue mille manifestazioni sono molto più presenti nelle grandi città. Teniamo gli occhi aperti e facciamo attenzione. Come concludere? Che il Signore ci aiuti a proseguire il nostro cammino senza rimpianti. Che il Signore ci aiuti nella nostra corsa verso il premio ultimo. Che il Signore ci prenda per mano se ci fermiamo e ci accompagni nel nostro viaggio spirituale. Che il Signore ci perdoni se volgiamo lo sguardo verso qualcosa che non è in armonia con il Suo volere. E se proprio vogliamo guardare indietro, che il Signore ci riveli quali lezioni dobbiamo imparare. Come disse un pastore tanti anni fa nella chiesa di Firenze, ricordiamoci della moglie di Lot. Come dicevo poco fa, è facile giudicare questa donna per il suo attaccamento alle cose del mondo. Ma noi siamo così diversi? Che il Signore vi benedica e vi sostenga. Amen.